50 agnelli sequestrati alla Sicula SRL finita in amministrazione giudiziaria sono stati consegnati alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Il sequestro era scattato ai danni della società operante nel settore della macellazione e commercializzazione delle carni, di cui Antonino Ciresi, ritenuto responsabile dell'estorsione al noto chef natale giunta, era a capo. Dopo un controllo da parte dei veterinari dell'ASP 6, gli animali sono stati ritenuti idonei al consumo alimentare. Così su disposizione del GIP Riccardo Ricciardi del Tribunale di Palermo, gli agnelli sono. Sono stati donati in beneficenza e i carabinieri hanno portato gli ovini nella sede di via Decollati 29 a Palermo. È una provvidenza veramente in un momento delicato perché per noi far la carne la facciamo una volta alla settimana, ecco la domenica, e allora devo dire che veramente arriva provvidenzialmente questa, questa carne, questi agnelli, io lo ritengo un segno ecco, di provvidenza, di pace, di speranza. Questo è un segno anche che non siamo dimenticati, anche perché sembra che... Ecco, siamo soli in un momento della crisi, tutto questo, la gente viene meno, si scoraggia. E' veramente grazie a tutti quelli che veramente si sono prodicati a questo impegno, a far avere, ecco, ai poveri, agli ultimi, ecco un aiuto. Dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Io credo che questa è una grazia, è una grazia. Dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. È un segno che io ritengo positivo. E noi, saremo, noi ricambieremo con la preghiera, ricram, ricambieremo.